Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Vediamo qua se riusciamo anche a fare su Facebook. Eccoci qua. Benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 29 novembre. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Sembra di essere su Scherzi a parte, non in una, diciamo, in una democrazia compiuta. Perché che cosa succede? Salvini se la prende, e vediamo se ha ragione, nei confronti di Conte per la questione del salva stati, il meccanismo salva stati di cui parleremo tra poco, e Conte lo querela. Vi giuro, lo querela! Come ho fatto io con quei deficienti che sostengono che io sia a favore del femminicidio. E io li voglio in galera, ovviamente, quelli che sostengono delle cose false nei miei confronti, ma in realtà io questi non li conosco, non li riesco a chiamare, ho provato a diffidarli, gli ho detto: ragazzi, non potete scrivere queste stronzate, non esagerate. Mentre invece, insomma, Salvini era il vicepresidente del Consiglio, mentre Conte era presidente del Consiglio e stavano trattando il meccanismo salva stati, insomma una roba pazzesca. Per una volta non sono del tutto, molti di voi me lo chiedono, ma che ne pensi di questo meccanismo salva stati? Intanto vi dico che oggi Antonio Signorini vi spiega esattamente che cosa sia e che cos'è. Non è una cosa semplice, perché i giornali sono favolosi, vi dicono tutta la polemica che c'è e non vi dicono che cos'è questo meccanismo salva stati. Il meccanismo salva stati è sostanzialmente la possibilità che tutti gli stati mettano un po' di risorse all'interno di un fondo, questo fondo così possa chiedere dei prestiti. Vi faccio vi do qualche elemento. Gli stati mettono 80 miliardi di euro e il fondo può chiedere prestiti per 800 miliardi di euro, il che vuol dire il 50% del PIL italiano. Quindi se tu hai dei soldi in cassa puoi chiedere dei prestiti, e con questa massa di soldi questo fondo può aiutare stati e anche banche in una certa misura in difficoltà. Però il punto fondamentale di questo fondo salva stati, che nasce dal 2012, è che questo fondo salva stati, se aiuta gli stati, deve aiutarli a certe condizioni. Cioè io non posso aiutare con i soldi di tutti quanti gli europei uno stato che poi non mi restituisce i soldi o comunque non ha la buona volontà di restituirmeli. Questo è il principio del fondo salva stati. In realtà, come dice Massimo Giannini oggi su Repubblica, rischia di essere un comma 22, come quell'identico, quella favolosa storia di un libro che tutti voi conoscete. Immagino su cui è difficile dimostrare che uno è stupido, e comunque è difficile salvare uno stato in difficoltà, posto che secondo questo meccanismo del fondo salva stati non si possono aiutare i fondi in difficoltà se non quei fondi, non si possono aiutare quegli stati che non hanno, per esempio, perfetti i parametri di Maastricht, i parametri del patto di stabilità. Quindi sostanzialmente il fondo salva stati è finanziato da tutti, ma servirebbe soltanto agli stati del nord. In realtà gli stati del nord non entrano in crisi, quindi a che cosa serve il fondo salva stati? L'area pensée è che possa servire alle banche di quegli stati in crisi, come quelle tedesche, che anche se in uno stato sano loro stessi non lo sono. Insomma, è una cosa complicatissima. Giannini scrive: le isterie sovraniste complottarde di una certa destra e dall'altra le professioni di cieca fede europeiste da parte della sinistra. Questa, secondo me, abbiate pazienza, è la sintesi migliore. In realtà il fondo salva stati è stato, come c'è in un'intervista oggi di Tria, rinegoziato, perché lo volevano rinegoziato da Tria, ministro del passato governo giallo-verde a cui Salvini partecipava, che oggi dice: guarda, le cose non è che siano molto peggiorate per l'Italia, abbiamo fatto un buon compromesso, e comunque lo sapevano tutti che si stava rinegoziando. Perché si doveva rinegoziare questo fondo salva stati? Per un semplice motivo: che quelle teste di pera degli olandesi, uno stato, un'entità geografica che sembra comandare in Europa come se fosse il centro dell'Europa, perché sono la cattiva coscienza dei tedeschi, olandesi e tedeschi, volevano rendere l'erogazione di questi prestiti subordinata alla ristrutturazione dei debiti nazionali. Insomma, una follia dal punto di vista non solo politico ma anche tecnico. E in questo Tria ha detto: questo automatismo noi non l'abbiamo accettato, con Conte non l'abbiamo accettato, e quindi abbiamo vinto su questo. Resta però il tema per cui questo fondo salva stati rischia di costare 13 miliardi di euro all'Italia ogni anno ed essere difficilmente utilizzabile dall'Italia se dovesse avere dei problemi. AUG, Paolo, Alberto e tutti gli altri. Non so se firmiamo Alberto a occhi chiusi, questa è una trattativa che è in piedi da mesi.
Ma Di Maio e Salvini, secondo Repubblica, su questa vicenda si stanno, c'è un ritorno di fiamma, perché Salvini si oppone a questa roba, Conte lo querela e Di Maio però dice: beh, non possiamo firmare questo fondo salva stati perché l'Italia c'è ancora il diritto di non firmarlo, questo fondo salva stati. Quindi è vero che c'è un'isteria complottarda della destra, ma è anche vero che per fortuna che questa destra oggi si sta occupando di una firma che non può essere data a cuor leggero, a un fondo salva stati sul quale si deve ragionare bene, bene. Dice Tria, così come ci siamo messi d'accordo su questo fondo salva stati, non ci danneggia, ex ministro che ha votato, ed è quindi sulla stessa linea di Gualtieri. Direi che la seconda notizia della giornata è l'inchiesta sulla fondazione Open, ormai la sapete tutti quanti. La fondazione Open ha raccolto 7 milioni di euro, i magistrati sostengono che questi milioni di euro sono finanziamenti illeciti. A quale partito? A nessun partito, a Renzi e alla sua corrente. Allora abbiamo tolto i finanziamenti ai partiti e oggi pensiamo che i politici vivano d'aria nel fare l'attività politica. La cosa che mi fa impressione è che oggi leggo sul Fatto soldi, com'è, e marchette in Lussemburgo, e poi leggo perquisite le società, e poi leggo, cos'è che leggo, trovato l'archivio segreto. Sapete cos'è l'archivio segreto? Era un libretto di appunti in cui il presidente della Fondazione Open scriveva chi erano i finanziatori e chi gliel'aveva presentati. Questo è l'archivio segreto. Nulla di sconvolgente, perché quelli che avevano dato i soldi alla Fondazione Open non è stato trovato in una lista della P2, è stato trovato nei bilanci di Open e nei bilanci delle società che hanno prestato quei soldi. C'è uno di questi poveracci che ha detto: sì, io gli ho dati i soldi, in 3 anni gli ho dato 5.000 euro all'anno, 15.000 euro, ho anche finanziato una scuola a Macerata, ho anche dato dei soldi ai terremotati, posso dare 5.000 euro alla Fondazione Open senza venir perquisito, cazzo, posso farlo? Toc toc! Pensate che a me stia simpatico Renzi? Pensate che io sia un renziano? Direi di no. Io difendo un principio per il quale non si possono perquisire delle aziende che fanno un finanziamento e non si può presumere la colpevolezza con questa aria di persecuzione nei confronti di tutti i politici. Se no ci teniamo Di Maio, Toninelli e questi qua per tutta la vita. Loro il finanziamento glielo fa una società che si chiama Casaleggio e Associati. Vabbè, lasciamo perdere. Ma la cosa più bella è che oggi Travaglio è stato querelato anche lui, oltre Conte che querela Salvini, c'è Travaglio che viene querelato da Renzi, però viene querelato perché scrive una cazzata, e purtroppo quando noi scriviamo le cazzate e siamo aggressivi e rischiamo di essere querelati, oppure dobbiamo chiedere scusa. Quante volte ho chiesto scusa per la mia foga e per l'errore che ho commesso? Travaglio scusa non la chiede, perché dice Renzi avrebbe avuto un ruolo nella concessione, diciamo, di un favore all'impresa di Toto, cioè gli avrebbero abbonato 121 milioni di euro. Poi bisognerà vedere che cosa vuol dire esattamente questa roba qua. Ma comunque, il punto fondamentale è che Travaglio dice: Toto finanzia Open, Renzi fa il favore a Toto, quindi dice lui, il magistrato, l'uomo che ha il codice di procedura penale al posto delle corna, dice Renzi è un bullo, come dice Belpietro, no, un truffatore, un finanziatore illecito, insomma lo sapete che cosa dice. C'è un piccolo particolare, che questa roba qui è avvenuta nel 2017 e Renzi nel 2017 non era presidente del Consiglio. Toc toc! Non era presidente del Consiglio! E quindi Renzi ha buon gioco di dire: tu puoi di quello che te pare, ma basta che prendi Wikipedia e te ne accorgi che nel 2017 non ero presidente del Consiglio e non potevo fare quel favore a Toto perché non ero al governo, no? Beh, oggi sapete cosa spiega Travaglio? Preso con le castagne sul fuoco, ma Travaglio, Travaglio, il fatto è il fatto! Non vi dimenticate mai, è pur sempre il giornale di Nane Dalbecchi, quello che c'era tutti i colletti chiusi qua e che pensa che le donne sono delle minus abens se non la pensano come lui, no? Non vedo più femministe oggi che hanno difeso Oara Borselli, vabbè, ma lasciamo perdere. Quindi Travaglio oggi che cosa dice? È stata una svista evidente. È stata, io vi giuro, è stata una svista evidente attribuire questa roba a Renzi, perché nel 2017 c'era Gentiloni presidente del Consiglio. Quindi quello che è stato beccato col sorcio in bocca è come se a me mi beccano che mi fotto 50 euro dal portafoglio.
Ma è stata una svista evidente! Ma che vuoi che sia? Travaglio era una svista evidente! Ovvio, allora la svista evidente e poi che cosa dice? L'avrei rettificata. Io adoro, adoro, l'avrei perché loro sono loro e noi non siamo niente. Loro l'avrebbero rettificata. Però, aggiunge Travaglio, riguardo al fatto che nel 2017 c'era un presidente del Consiglio che si chiamava Gentiloni e non si chiama Renzi, e quindi che il favore a Toto semmai gliel'ha fatto Gentiloni e non gliel'ha fatto Renzi, però, aggiunge Travaglio, ma non cambia nulla perché comunque quello era un governo che era comandato da Renzi. E così vale tutto. Così vale tutto. Così vale pure il fatto, come quei deficienti che ho querelato penalmente di Gayburg, che dicono che io voglio che muoiano 96 donne di femminicidi e me ne frego. Esattamente la stessa cosa. Vi racconto poi un'altra cosa straordinaria. L'ho letta oggi sul Corriere della Sera. Dovete leggerla perché nessuno ne parla. Vi ricordate quel mito dell'uguaglianza Piketty? Quel santone portato negli anni come se fosse Gesù Cristo in terra. Piketty! L'uomo che ha scritto un libro di merda che si chiama Il Capitale, mi sembra una cosa così, che ce l'ho là sopra, me lo so letto, una roba imbarazzante su cui le tabelle sono state smentite dai giovani studenti. Vabbè, quello che dice che il mondo è sempre più disuguale, che dobbiamo ritornare al socialismo reale, quella roba lì, tutti i giornali l'hanno incensato, l'uomo, il nuovo che sta avanzando, eccetera. Si alza una studentessa la settimana scorsa, oggi ce ne parla il Corriere della Sera, dice: Piketty, scusami, ma proprio oggi vieni qua a questa conferenza a parlare di economia, di uguaglianza e disuguaglianza, mentre dice, e ricorre oggi i 10 anni in cui tu hai corcato de botte tua moglie? No, non ci posso credere. Piketty che mena la moglie, che l'altro è una deputata socialista che si chiama Filippetti, sarà di origine italiana o corsa. Insomma, Piketty che mena le donne nel giorno del femminicidio, della tutela delle donne, del rispetto delle donne, va a una conferenza e una studentessa gli ricorda sta cosa. Io non ci posso credere che sia vero. Oggi il Corriere della Sera e lui stesso ci ricordano che lui nel 2009 è stato arrestato perché ha cacciato di casa la moglie, l'ha sbattuta contro una porta, l'ha fatta cadere e si è fatta male e ha dovuto chiedere scuse, ha dovuto accettare in gendarmerie come cos'è che dice esattamente, ha dovuto in commissariato riconoscere i fatti. Però dopo che è stato incalzato ha detto: no, no, ma questa Filippetti in realtà è perché trattava male i miei figli. In sostanza se l'è cercata Nanni Dal Becchi, un altro come te, un altro come te, per cui se le donne vanno in televisione non hanno merito se sono di destra, le donne se vengono menate da uno di sinistra se le sono cercate, no? La minigonna se l'è cercata, perfetto cliché. Piketty Dal Becchi, due che prendevano gli schiaffoni dai ragazzini. Però Piketty, Edoardo, è quel grandissimo economista che viene intervistato da tutti, forse nessuno di quello lo riconosce, quindi lasciamo perdere. Però io trovo una cosa dell'ipocrisia della sinistra globale che mi fa molto sorridere. Autostrade, ok, continua Grillo, è l'altro tema di giornata, vogliono a tutti i costi togliere la concessione delle autostrade e governo di boia, invece un giornale di centrodestra, cioè quello di Sallusti, che continua a difendere i Benetton. Il Cavaliere intervistato da chi è intervistato dal Corriere della Sera, mi sembra da Verderami, che dice: se dovessimo andare al governo con la Lega, gli renderemo noi. Grandi saluti dal Canada, vedo, saluto gli amici del Canada, lo aiutiamo noi a diventare più europeisti. Trump diventa, come dice Rampini, è stato trasformato in un paladino della libertà, perché l'unico che mi sembra a livello internazionale si occupa dei giovani che protestano da Hong Kong. Lo ricorda Giovanni Sallusti sul Libero, in cui dice: ma scusate, ma proprio Trump, l'unico, l'orco, il bastardo, il barbone, il tremendo uomo, è l'unico che aiuta i giovani di Hong Kong. Chi si è alzato? Conte? Chi si è alzato Sarkozy? Chi si è alzato la Merkel? No, Trump, la merda, l'uomo dei dazi, che ovviamente ha una posizione anticinese, che appoggia due leggi del Congresso americano che vogliono addirittura aprire sanzioni nei confronti di Hong Kong se non la smettono di maltrattare i ragazzi che protestano. Trump il cattivone, però ovviamente non ce lo siamo ricordati. Altre due tre cose economiche. Ah no, vabbè, le sardine oggi se ne occupa Salvatore Dama, hanno deciso di far parte, di non venire nei talk show di Rete 4. Ce ne faremo una ragione, ce ne faremo una ragione. La Murgia non viene a Rete 4, Lerner non viene a Rete 4, Dal Becchi non viene a Rete 4 e quelli che vengono a Rete 4 non gli piacciono, le sardine non vengono a Rete 4 e noi viviamo alla stragrande. Ultime due notizie sono il
di economia. Il diesel in crisi, un bellissimo pezzo oggi di Marco Patucchi su Repubblica, perché a forza di dire le minchiate per strada, a forza di dire che il diesel inquina, che è una merda, che dobbiamo distruggere l'automotive europeo, perché sull'elettrico siamo tutti greenfield, cioè nessuno ha il motore che ha risolto i problemi, mentre il diesel Euro 6 è il diesel più pulito, è la macchina più pulita che esista al mondo, noi uccidiamo la nostra tecnologia di cui siamo fieri inventori e grandissimi conoscitori, e poi abbiamo mille esuberi della Bosch e della Mahle in Italia che non fanno più le pompe diesel, perché i ragazzini stanno là a dire vogliamo la Tesla, 50.000 euro, mentre nel frattempo i mille operai della Bosch stanno a casa 621, perché il diesel, il più pulito in Italia e in Europa, non si usa per le cazzate green di Greta, che continuerà ad andare con la barca di Pier Casiraghi sull'Atlantico, mentre i 621 della Bosch a Bari, la barca di Pier Casiraghi non la vedono manco in foto. Vabbè, ultima questione che vi segnalo, bellissimo pezzo di Alverà, amministratore delegato della SNAM, su Financial Times, che dice: ragazzi, a proposito di tutte queste minchiate per cui noi siamo sempre a senso unico, e l'idrogeno è l'energia più pulita, meno costosa e più di sviluppo che potremo avere nei prossimi anni. Financial Times, amministratore delegato della SNAM, vi consiglio di leggere. Purtroppo a Rete4 ci va sempre Vauro, Maria Teresa, hai ragione, in effetti quei pochi che ci vanno ce li teniamo, meglio soli che con l'erne, non solo i diesel. Françoise, buonasera. Monica, ti saluto. Grazie a tutti i vostri amici. Il libro meno recensito della storia repubblicana. Guardate, La disuguaglianza fa bene fu recensito più delle tasse invisibili. Le tasse che vi piacciono a tutti quanti voi, dai seggiolini, ai giochi, alle patrimoniali, ai bolli, alla finanza. E questa roba qui, in realtà, i nostri giornali non hanno spazio da raccontare. Ma non ce ne fottiamo. Oggi siamo in Veneto a raccontare che questo libro, l'appuntamento è sulla mia pagina Facebook, vedete dove e quando siamo in Veneto a parlare di questo libro, perché in realtà il contatto personale e Facebook vale mille recensioni. Il libro meno recensito del mondo vi saluta e vi dà appuntamento a questa sera. Ciao!